Nella Pala di Castelfranco, Giorgione presenta una nuova interpretazione della Sacra Conversazione con la Vergine in trono fra i Santi. La scena non è ambientata in un interno, come di consuetudine, ma sullo sfondo di un ampio paesaggio. Il trono marmoreo con la predella in porfido e il parapetto non hanno alcuna caratterizzazione architettonica, ma sembrano piuttosto dei volumi geometrici, frutto di una visione quasi scenografica. La torre diroccata, gli alberi, la campagna e i monti fanno parte integrante del dipinto, creando un'illusione di profondità. L'accurata pavimentazione individua un punto di fuga alto, corrispondente al grembo della Vergine. La prospettiva di Giorgione non è una prospettiva disegnata, cioè costruita soltanto mediante regole geometrico-matematiche, ma una prospettiva dipinta, cioè suggerita attraverso il colore. Usando tonalità di colore più calde o più fredde, egli riesce a costruire una modulata scala di sfumature che, giustapposte le une alle altre, ci restituiscono l'illusione della profondità spaziale. Anche i personaggi sono modellati per masse di colore. Il bambino è rappresentato con grande realismo nel momento in cui socchiude le palpebre per proteggersi dalla luce solare.